Eccoci, buon pomeriggio, sono rientrata anche qui, buon pomeriggio, benvenuti in questa live. Io sono Astra Ferrero, oggi andiamo a parlare di un argomento che tocca sicuramente tutte le persone che iniziano a fare network marketing, quindi andremo a capire cosa si bisogna fare dopo che una persona ti dice di no, quindi andremo a vedere quali sono le cose che bisogna fare e come prendere un no. Alberto, tra poco anche ci sentiamo insieme, solo che oggi non ho avuto veramente tempo di entrare in live prima. Allora, intanto che si crea il pubblico, vado a condividermi perché faremo una diretta breve e concisa dove parleremo di qualcosa che sicuramente può interessare non solo chi è all'interno della mia società di network marketing, ma anche persone che hanno anche altre aziende e quindi hanno bisogno magari di un supporto morale, perché anche il fatto di confrontarsi, mettersi in live, non è da tutti, non è da tutte le persone che fanno questa attività, e quindi è importante ogni tanto anche confrontarsi, vedere come gli altri agiscono rispetto magari a una delusione, a un rifiuto, eccetera. Quindi sicuramente andremo a parlare di qualcosa che può accomunare tutte le persone che fanno network in Italia e anche al di fuori. La cosa bella, buongiorno a tutte le persone che si stanno collegando. Ciao Alice, ciao Marco, arrivo tra poco. Allora, mi ero ripromessa di fare, io quando mi prometto di fare una cosa piuttosto la faccio e arrivo poi da tutte le altre. Quindi mi ero ripromessa di fare questa live, anche perché dopo questa live metterò nei commenti il mio nuovo articolo che ho scritto all'interno del mio blog, quindi se ancora non l'hai visto avrai modo di vederlo alla fine della diretta. Vedo tante persone collegate, buon pomeriggio ragazzi, come state? C'è qualcuno che fa solo network marketing e oggi è libero per stare in collegamento con me, altrimenti ci possiamo vedere in differita sicuramente. Allora, intanto se avete dei gruppi di lavoro al quale volete mandare queste informazioni, potete tranquillamente condividermi, anche perché in questo momento sto facendo la diretta dalla mia pagina, ok? Quindi se non abbiamo l'amicizia sono sempre Astra Ferrero, però la pagina è aperta a tutti quelli che ovviamente vogliono magari vedere anche le dirette, e la pagina la utilizzo molto per le dirette perché comunque è uno strumento che Facebook fa girare molto di più. Te lo consiglio se fai le dirette. Ovviamente anche il profilo, se utilizzato in una maniera giusta nel network, ti può aiutare, ma oggi non parliamo di questo, parliamo di quali sono, diciamo, le cose che bisogna fare dopo che ti dicono di no a questa alla proposta, no? Quindi tu magari sei andato a parlare del tuo prodotto, del tuo servizio, della tua azienda di network marketing, e magari sei anche all'inizio, sei alle prime armi, magari sei nei tuoi primi mesi di attività, e le persone con le quali sei andata o andato a parlare ti hanno detto di no. A quante persone è capitato, se ci sono persone collegate che è capitato, sono sicura che almeno una, due, 10, 100 volte vi è capitato anche a voi, perché è sicuramente, buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio a te, è sicuramente qualcosa che capita in questo settore, ma capita anche in realtà in tantissimi altri settori. Magari la gente non ti dice di no, ma non compra il tuo prodotto, non compra il tuo servizio, o magari tu apri un bar e le persone con le quali magari hai fatto l'inaugurazione però non verranno tutti i giorni magari a bersi il caffè nel tuo bar. Perché? Perché magari è un bar lontano dal loro lavoro, da casa loro, piuttosto che dall'altra parte della città o in un altro paese, e quindi è normale. E quindi che cosa fai? Chiudi il bar? Assolutamente no, non chiudi il bar, vai avanti. Anzi, di solito
Vanno avanti le persone che aprono un locale per molto più tempo rispetto a chi inizia un'attività di network marketing, e vi dirò perché. Perché c'è una base importante, c'è qualcuno che ha investito in un progetto, ha investito molti più soldi rispetto che a un'attività di network marketing, e quindi la prendono molto più seriamente. Cosa sbagliatissima, perché chi inizia il network, e giustamente nel network, come abbiamo detto tante volte, non devi spendere grandi cifre, cioè non sono paragonabili le cifre di una, magari, di una spesa che possa essere l'apertura di un locale. Praticamente non si può paragonare, perché sono veramente cifre irrisorie, ma la maggior parte della gente comunque non mette quella stessa energia. Quindi a volte bisognerebbe proprio pensare, cavoli, per fare network marketing bisognerebbe alzare così tanto la soglia d'ingresso che almeno le persone che ci entrano almeno lo fanno veramente. E purtroppo non è così, perché per fortuna, da un lato, il network è veramente accessibile a tutti, ma non tutti poi vogliono continuare nel loro percorso, piuttosto che non hanno la forza, la mentalità giusta per continuare, anche per il rifiuto delle persone. Infatti, parliamo proprio di questo. Il network è un modo più appagante, e il modo, secondo me, più appagante per fare business, perché comunque è veramente un'attività bellissima, però tutti prima o poi si ritrovano davanti a una serie di sfide. Una delle sfide con le quali ci si ritrova è comunque il rifiuto delle persone, il no, piuttosto che qualcuno al quale ci tenevi tanto, gli proponi il progetto. A me è successo, vi racconterò due o tre episodi anche in questa diretta di quando ho iniziato a fare network, e il fatto di comunque ricevere dei no spesso ci fa male, piuttosto che ci dà sofferenza, ci dà malessere, ci dà poca sicurezza, perché cavoli, il mio migliore amico, la mia migliore amica non ha accettato, allora vuol dire che questa è una cavolata che mi sono messo a fare, altrimenti avrebbe accettato. Spesso allora ragioniamo così, ma in realtà, in qualsiasi momento tu sia, in questo momento, che sia in un momento iniziale, che tu sia già a fa nel, diciamo, nel bel mezzo della tua carriera di network, non ti preoccupare, perché i no, non arrivano solo alle persone che iniziano l'attività, ma i no sono diciamo, delle risposte da collezionare, un po' quello che io penso ad oggi del no, cioè non c'è sì se dopo un tot non ti arriva il no. Perché? Perché comunque non puoi pretendere che tutti sul mercato acquistino o decidano di fare quello che fai tu, come non puoi pretendere che tutti abbiano l'iPhone in tasca. Buongiorno, benvenuti, buongiorno Nada, ciao Floriana, Michele, ciao Laura, buon pomeriggio a te. Dicevo, non puoi pretendere che tutti abbiano l'iPhone in tasca. Perché? Perché ci sarà un pubblico di persone al quale l'iPhone non piace, un pubblico di persone al quale l'iPhone non se lo vuole acquistare, piuttosto che non se lo può permettere, oppure non puoi pretendere che tutte le persone che vanno a mangiare al ristorante mangino la stessa, diciamo, lo stesso piatto. E quindi c'è nel mercato una differenziazione di articoli, piuttosto che di aziende, piuttosto che di locali, piuttosto che di ristoranti, no? Per esempio, a me piace tanto il sushi, ma non tutte le persone che io conosco adorano il sushi, e quindi cosa vuol dire? Che tutti i sushi di Torino chiuderanno perché quelle persone che io conosco non vanno? Assolutamente no. Anzi, ci sono dei locali, per esempio a Torino, che spingono di più il sushi piuttosto che le pizzerie. Ma comunque le attività, anche le pizzerie, vanno avanti perché hanno il loro pubblico, hanno i loro ovviamente sostenitori, hanno le loro persone al quale sono appassionati di pizza piuttosto che di altro, e quindi le attività commerciali
ovviamente vanno avanti lo stesso. Buon pomeriggio, ciao Anna, benvenuta, ciao Luigi, ciao, grazie per essere qui con me. Se vi fa piacere condividete questa live o mettetela nei gruppi dove fate già network marketing perché può essere utile ai gruppi del vostro team e alle persone nuove della vostra organizzazione. Quindi, qual è la cosa importante da sapere? È che una persona che oggi... Ah, ciao Virginia, ciao! Una persona che inizia a fare network marketing deve essere assolutamente preparata al no, cioè prima di vedere che cosa bisogna fare dopo aver ricevuto un no, in realtà bisognerebbe autoprepararsi. Questa è la prima cosa che io faccio quando scrivo una mia linea diretta, ma anche quando all'interno della mia organizzazione entrano delle persone, loro sanno già e hanno lo strumento adatto che io ho creato per loro, per il fatto proprio di entrare nella giusta mentalità e capire che ci saranno delle persone che gli diranno di no e quindi le si prepara mentalmente, ok? La cosa importante è proprio far fin da subito in modo di avvisare chi entra in attività e dar modo di cercare di dargli un sostegno morale e non illuderli. È giusto non illudere le persone perché se tu iscrivi una persona e gli dici che andrà tutto bene, che tutti si iscriveranno con lui, che potrai iscrivere tutto il mondo, eccetera, in realtà quella persona appena prenderà il suo primo no, lascerà magari l'attività, ok? Quindi dobbiamo fare in modo che i nostri nuovi iscritti, noi stessi, io parlo dei miei nuovi iscritti perché ormai io sono, penso di essere già, penso, sono già in mentalità ormai dopo 8 anni e mezzo, quasi 9 di network marketing, penso di essere veramente già in super mentalità e penso che non mi cambi nulla se una persona mi dice di no o di sì, tanto so che comunque anche che se mi dice di sì, il lavoro principale, a meno che non è una persona che faccia già network, lo deve fare lo sponsor. Un'altra cosa che ti consiglio è che se stai guardando questa live per la prima volta o non conosci il network marketing, la cosa più importante quando inizi l'attività, oltre che scegliere una buona azienda, sia per il prodotto sia per il piano di marketing e la stabilità, è ovviamente collaborare, lavorare con un sponsor che sia una persona comunque che sta sul mercato già da tempo, che ha dei risultati, che non ha sbalzi di umore, che non ha sbalzi di livello di carriera. Perché? Perché è una persona che è pronta, che è stabile, che ha un self-control, uno sponsor che sa gestire delle situazioni, gli sono già capitate. E sicuramente ti potrà aiutare molto di più, potrà esserti molto più di sostegno rispetto che una persona che è entrata un giorno prima di te e non sa tantissime cose, ok? Quindi ritorniamo a noi perché l'argomento non è parlare dello sponsor, ma siamo arrivati al parlare dello sponsor perché è lo sponsor. Ciao Glo, ciao Carla, ciao Roby, ciao Jo, buongiorno, ciao Lucia. Ciao ragazze, quindi lo sponsor deve, cioè un bravo sponsor, il suo compito è proprio quello di indicare le prossime problematiche, di spiegare che cosa ci si aspetta in modo tale da non far illudere il nuovo iscritto o non farti illudere e farti partire con la giusta mentalità. Io, per esempio, parlo sempre di vincere la guerra, cioè il fatto di ricevere dei no vuol dire che magari hai perso una battaglia, ma non hai perso la guerra, devi continuare con il tuo focus a lavorare per il tuo obiettivo, ok? Quindi mi rivolgo, faccio un appello a tutte le persone che hanno già struttura nella loro organizzazione, a tutte le persone, anche se hai solo una persona o stai per iscrivere una persona, ne hai già 5, 10, 100, 200 o non so quante, mi rivolgo a te che sei uno sponsor, all'inizio devi preparare il tuo collaboratore a saper incassare i no, ok? Ci deve essere qualcuno all'inizio dell'attività, in questo caso se tu sei lo sponsor, che ti avvisi mentalmente, che ti alleni a non demoralizzarti e che ti sostenga nel momento più difficile
del rifiuto, ok? Che è il dopo rifiuto, perché il rifiuto lo prendi e te lo porti a casa, ma quello che scatta è dopo, quello che fa smettere una persona a volte o fa demoralizzare una persona o non, magari quella persona appunto perde l'entusiasmo, è il dopo, cioè quello che tu hai fatto prima, quindi l'hai avvisata, ma il dopo è l'agire con quella persona e dargli il sostegno. Quindi che cosa deve fare uno sponsor? Deve preparare mentalmente il nuovo incaricato a dire: guarda, aspettati di no, ci saranno delle persone magari anche che conosci nella famiglia, cioè le tue magari qualche amicizia, magari anche il partner, che potrebbe non condividere magari questo progetto, non vuole farlo con te, nel senso che magari vuole continuare il suo lavoro, è normale, no? È come se io domani, invece che fare network marketing, venissi da qualcuno di voi e vi dicessi: ragazzi, ciao Sonia, ciao Anna, ciao Giusy, ciao Laura, ciao ragazze, ciao Mariangela, vi dicessi, da domani, se vuoi, iniziamo che ne so, a fare pasticceria. Ci sarà qualcuno che la pasticceria non gli piace, piuttosto che vuole continuare il suo progetto di network, piuttosto che per il momento non lo vuole fare. Perché? Perché magari non ha capito che la pasticceria è il nuovo business del secolo, ok? Quindi con questo cosa voglio dirti? Che è normale. È normale, come è normale, come dicevamo prima, per chi si è appena collegato, che se tu oggi aprissi un bar, non tutti i tuoi migliori amici, i tuoi amici, piuttosto che le persone che conosci verranno tutti i giorni a fare la colazione nel tuo nuovo bar, magari perché sono lontani, magari perché non ne hanno voglia, magari perché abitano da un'altra parte o lavorano da un'altra parte, oppure non gli piacciono le cose che fai in quel bar. È normale. La cosa importante che devi sapere è: sto lavorando per me, ho aperto la mia azienda, ho aperto il mio codice nella mia società di network marketing, devo andare avanti anche se c'è qualcuno che non gli può interessare l'attività, ok? Quindi la prima cosa da fare è, se sei uno sponsor, assolutamente devi avvisare, devi metterti a disposizione della persona, fargli capire che potrà ricevere dei no, e fallo prima che questa persona inizi a contattare tutti, ok? C'è un momento, dopo che tu hai iscritto una persona, di formazione, almeno io faccio così: quando iscrivo una persona, la prima cosa che faccio è gli do del materiale per la formazione, e tra le tante cose in questo materiale, una delle prime è proprio il fatto di appunto capire che ci saranno dei no, quindi diciamo avvisarla al meglio per non illudersi. Questo è un passaggio fondamentale nell'attivazione di un collaboratore, un passaggio che non puoi perdere se vuoi fare questa attività a livello professionale, ok? Quindi noi sponsor non possiamo prevedere ogni potenziale rifiuto, cioè ogni persona che il nostro collaboratore incontrerà, ma possiamo senza dubbio essere di aiuto nel superare il momento, quindi nel superare il fatto che la persona va lì sapendo che potrebbe essere un no, e dopo che ha preso il no, fare in modo che quella persona comunque continui l'attività, ok? Molti sponsor non fanno il lavoro giusto che dovrebbero, e così perdono, oltre che futuri collaboratori, perdono anche le persone che hanno iscritto, perché quelle persone magari si sono illuse, magari non hanno avuto il giusto appoggio morale né all'inizio né alla fine, e quindi spesso e volentieri, cioè, le persone che fanno network, per quello c'è un turnover altissimo di chi fa network marketing. Perché? Perché c'è anche tantissima gente impreparata. Cioè, immaginatevi un dottore: non è che un dottore apre la sua clinica, il primo cliente che arriva gli fanno un preventivo, magari un chirurgo plastico, deve rifare, che ne so, un naso, e quel cliente non, magari quel preventivo è troppo alto, prende e se ne va. Cosa fa quel chirurgo? Chiude baracca e burattini? No, c'è stata una formazione a priori, un lavoro mentale, che cosa farà? Continuerà nella sua professione. Ha fatto una formazione così importante che può fare due cose: o continuare il suo lavoro, oppure con la sua formazione fargli cambiare idea e fargli magari l'operazione lui stesso, ok? Questo per farti capire che
La cosa che ti serve è intanto un appoggio morale, una formazione da qualcuno che è il tuo sponsor o tu che devi dare alla tua downline per non abbandonare il progetto dopo un no, dopo un rifiuto. Ok? Questa è una cosa importante. Io dico sempre che dopo un colloquio, se va male, bisogna comunque festeggiare, bisogna comunque fargli capire che è giusto che lui comunque faccia pratica, faccia gavetta. Questo è uno dei colloqui che gli è servito per magari capire delle cose. Rispondo sempre che deve stare tranquillo, che lui deve totalizzare almeno 200 no, ok, in diversi libri ho letto, ma anche di varie testimonianze, che un vero networker deve totalizzare almeno 200 no, quindi vuol dire che sta andando molto forte perché non ha fatto solo 200 colloqui, ma ne ha fatti molti di più e quindi è sulla buona strada, ok? Il 50% dei potenziali partner fallisce, pensate, ancora prima di iniziare, proprio perché magari il loro sponsor non lo ha preparato al rifiuto o ha fatto i primi tre colloqui, ha preso tre no, magari i colloqui erano la mamma, la zia e la sorella, o il fratello, il fidanzato e il papà, si è preso i primi tre no e ha deciso di smettere. Allora, dato che è successo anche a me tante volte, e quando ho iniziato a fare network io ero veramente giovane. È normale che a volte fai degli errori. A volte anche io non ho avvisato nella mia organizzazione che poteva esserci magari un no, piuttosto che non sapevo come reagire dopo, no? Come fare dal no a comunque continuare nell'attività. È normale, però la cosa bella è che il network ti perdona. Cioè, questa attività ti perdona anche se sbagli una volta, due volte, 10 volte, non stai perdendo soldi, stai solo rischiando di guadagnarli, e quindi la cosa bella è che puoi andare avanti, ok? Il network è veramente un'attività pazzesca che ti può nel tempo formare molto di più, fa un curriculum fenomenale, veramente importante, ma la cosa importante è che devi capire che devi essere una spalla. Se sei uno sponsor, devi assolutamente preparare mentalmente le persone della tua organizzazione a prendersi dei no. Quindi, la maggior parte delle persone che decidono che non fa per loro sono proprio quelle persone che prendono male il no, ok, come dicevamo, e sono convinta. Buon pomeriggio, ciao Erika, ciao Pamela, ciao Maria, ciao, ciao Ivana, Marinella, benvenuta ragazze. Sono convinta quindi che il rifiuto è sicuramente uno dei primi, diciamo, modi, uno dei primi modi che fa fallire la persona, più di qualsiasi altro fattore. Cioè, spesso si fallisce ancora prima di iniziare, come stavo dicendo, perché si affrontano le situazioni più con un approccio che parte dalla testa piuttosto che dal cuore. In che senso? Nel senso che a volte la persona ci dice no, allora invece di andare avanti per le nostre sensazioni, per quello che vogliamo raggiungere per noi, andiamo avanti, prendiamo decisioni per le decisioni degli altri. Cioè, magari tu decidi di smettere l'attività perché il tuo migliore amico ha detto di no. Per me il no mi rafforza, non mi scoraggia. Grande, grande, tu sei una come me. Io adesso vi racconterò i miei tre no più forti, più difficili, che ho affrontato all'inizio dell'attività, e sfido chiunque a ricevere così tanti no come ho avuto io. Quindi penso di aver veramente raggiunto livelli incredibili. Penso che i miei 200 no, forse li ho presi il mio primo mese, probabilmente. Quindi io però, come te, Mariangela, non mi sono demoralizzata, non so come mai. Probabilmente perché ho iniziato giovane, quindi non avevo niente da perdere, quindi guardavo le cose in positivo, quindi vedevo questa attività più sul divertirmi, e anche se ho preso dei no importanti per me, veramente importanti, in realtà sono andata avanti. Adesso vi dirò i tre no che sono più difficili, i no più atroci da superare, e quelli che la maggior parte delle persone non riescono a superare. Allora, il primo no
il no del partner. Quindi, se hai un partner, buonasera, benvenuto Enzo, ciao Nicoletta. Anzi, ditemi anche nei commenti quali sono stati i vostri no più difficili e quali sono state invece i no che vi hanno dato forza, perché magari vediamo se più o meno abbiamo le stesse idee simili o se possiamo aggiungere a questa diretta del valore aggiunto con i vostri commenti e vi ringrazio per questo. Allora, il primo no è il rifiuto del partner. Io ho segnato questo perché quando ho iniziato questa attività ero fidanzata con un'altra persona, ovviamente ero giovanissima, ovviamente ero in un momento dove la mia vita comunque stava prendendo una piega perché andavo all'università, avevo il mio lavoretto, non avevo bisogno di chissà che cosa, però comunque sicuramente non ero economicamente libera, non ero diciamo non avevo chissà quanti soldi da parte perché quando inizia a 23-24 anni sfido chiunque ad avere grandi somme di denaro in banca. Un rifiuto che mi appartiene da vicino è proprio il rifiuto del partner, perché ho iniziato il network, come vi dicevo, da giovane e il mio, diciamo, la prima presentazione di attività io l'ho assistita mangiandomi una pizza con il mio ex partner, ma con anche già il mio sponsor, che poi è diventato il mio sponsor. E è successo che il mio sponsor in realtà prima si stava dedicando non a sponsorizzare me, ma all'altra persona, quindi. E io invece ascoltavo, mentre mangiavo la pizza ero sempre più interessata. Cosa è successo? Lui in realtà ha visto. A me tutti i nomi danno forza perché vuol dire che che il sì è sempre più vicino, esatto, l'abbiamo detto prima, infatti, quindi ho visto che ti sei collegato un po' dopo, però è proprio così, Enzo. Mio marito, mio primo no, esatto, questo è stato anche per me, anche per me. Quindi, Mariangela, viaggiamo sulla stessa frequenza. Cosa è successo? Che dopo che a me è stato proposto il progetto, praticamente contemporaneamente a lui, io ho scelto di iniziare. Quindi nell'arco di 1 o 2 settimane ho fatto la mia iscrizione, il mio primo ordine, come si fa all'interno dell'azienda di network marketing. Ho iniziato a masticare un po' questo settore, ma vi dico, io non avevo capito neanche il piano marketing, quindi ci ho messo un po', anzi, sono stata abbastanza dura a capirlo perché mi sembrava così bello che quasi non ci credevo. E al mio contrario, però, il mio ex partner non ha mai cominciato. Non ha mai cominciato anche quando, andando avanti nel tempo, ho raggiunto dei risultati. Ecco, allora lì. Che cosa può succedere? Possono succedere due cose. Intanto, io penso che quando vuoi bene a una persona, veramente bene, in realtà quella persona prima o poi accetta quello che fai, o non dico che lo fa con te, però ti aiuta nel farlo. E lì si vede quanto ci tiene una persona a te, al tuo futuro, alla tua realizzazione. E quando manca questa cosa, allora devi anche guardarti un attimo dentro, no? Devi anche capire se quella persona è giusta per te. Un'altra cosa invece che può succedere è che magari sì, ti appoggio, oppure se le cose vanno bene, è lui il primo, esatto, Mariangela, il tuo primo cliente a provare i prodotti, quindi può essere la persona che poi invece si appassiona con te, cambia idea, perché l'idea non la cambiano solo gli stupidi, e decide magari con te di continuare il progetto, ok? Quindi questo sicuramente può essere un modo per avvicinare una coppia, renderla ancora più complice, renderla ancora più legata, creare un legame che non è solo, magari appunto di volersi bene, piuttosto che fisico, piuttosto che, il fatto di avere un progetto di una famiglia insieme, ma avere un progetto ancora più grande, ancora più grosso, che è quello di veramente fare qualcosa insieme. Allora, leggiamo i commenti. A me hanno detto di no dicendomi che stanno usando altri prodotti che gli bastano quelli. Ah, questo adesso poi lo andremo a vedere. In realtà quella è un'obiezione, un'obiezione. Però tu a questa obiezione, Nicoletta, devi rispondere: ma quei prodotti ti fanno guadagnare? Così poi entriamo in realtà in un altro argomento che probabilmente parleremo nella prossima diretta, però fai questa domanda. Quindi,
Cosa vuol dire? Di cosa stavamo parlando? Parlavamo quindi del partner. Qual è la cosa bella? La cosa bella è che per il benessere della coppia, spesso e volentieri uno dei due rinuncia a se stesso, rinuncia magari alle sue soddisfazioni, rinuncia alla carriera, rinuncia a una prospettiva lavorativa. Spesso questo succede nelle donne. Avevamo parlato in un altro video che parlava delle donne in generale, che spesso sono le donne che si devono magari mettere da parte, un po' perché comunque iniziano a fare famiglia, hanno i bambini piccoli da guardare, con la gravidanza non ti puoi muovere tanto, devi rinunciare al tuo lavoro e quindi difficilmente poi una donna dopo una, due, tre gravidanze ovviamente ha l'età giusta per poi rimettersi sul mercato del lavoro e fare carriera. Questo purtroppo succede, può succede in Italia, succede anche in altri paesi, in altri stati. Ma la cosa bella è che il network ti dà l'opportunità di rimetterti in gioco a qualsiasi età. Noi abbiamo all'interno della nostra organizzazione il nostro team, si chiama Star Team, un team che lavora da oltre 10 anni. Io sono arrivata dopo un anno e mezzo che già era in avvio e devo dirvi che all'interno del nostro team le prime persone che ho conosciuto sono persone speciali che fanno network da anni, professionali al massimo e sono tutte più grandi di me. Quindi vi posso dire che loro hanno iniziato il network già con un'età superiore alla mia e sono persone che hanno tutti raggiunto grandissimi risultati, ok? Quindi a volte, dicevo, per il benessere della coppia, uno dei due rinuncia magari alla sua più grande possibilità di carriera, ok? Purtroppo, questo succede. Allora, per quello che posso dire io, ai miei occhi, queste persone che si fanno influenzare facilmente, per quello che io penso, non le vedo di buon occhio, nel senso che, essendo che io ci sono passata, so che, comunque il fatto di collaborare con un'azienda, cioè collaborare con un'azienda che ti dà veramente tutte le occasioni, le possibilità di creare qualcosa e tu, per l'influenza del partner, rinunci, purtroppo, per quello che penso e che sono totalmente diversa, non capisco tanto la situazione, però posso immaginare che comunque in una coppia magari sposata da anni, con una certa routine, con una certa quotidianità, il fatto di rompere degli schemi così da subito sia veramente a volte esagerato, no? A volte uno dei due non capisce il perché questa persona voglia avere una rivalsa, voglia crescere, voglia diventare magari più economicamente stabile e quindi spesso questa cosa fa impaurire, a volte un po' la gelosia, un po' il fatto che ci sono magari gli eventi, piuttosto che conosci tante persone, piuttosto che invece di stare con te, quella persona va a una presentazione o va a sponsorizzare, piuttosto che magari passa del tempo davanti al PC, se lavora online. Allora esistono, diciamo, dei piccoli accorgimenti che io posso consigliare. Quindi la prima cosa da fare quando il tuo partner ti dice no è intanto incassare il colpo, ricordarti e ricordare alle persone che sono appena entrate, che non è di fondamentale importanza lavorare con il proprio partner, anzi, forse meglio all'inizio iniziare a camminare con i propri piedi, in modo tale anche da prendere una propria autonomia, una propria strada e non dipendere sempre da qualcun altro che magari già dipendi per altre cose. E un'altra cosa importante che voglio aggiungere, due cose importanti: una è fargli comunque provare il prodotto o il servizio della tua compagnia di network e coinvolgerlo divertendoti nell'attività, perché il bello di questa attività è che non è un'attività per nulla noiosa, quindi puoi tranquillamente fargli provare i prodotti, regalargli qualcosa, fare in modo che gli piacciono, fargli conoscere. E anche un'altra cosa importante, in modo tale che la persona pian piano magari si appassioni. È capitato a volte che alcune donne della mia organizzazione, coinvolgendole nei prodotti, poi il marito o il compagno si iscrivesse solo per il prodotto, piuttosto che invece, come seconda opzione, coinvolgere il proprio partner agli eventi della propria azienda, magari un weekend, magari una formazione, magari una cena comunque i propri colleghi, i propri sponsor, in modo tale da
coinvolgere anche il proprio partner in questa nuova avventura. Questo sicuramente può, sicuramente, lo ridico, dare la possibilità alla persona di vedere che è un ambiente bello, un ambiente pulito, un ambiente positivo, che magari ci sono altre coppie, che magari c'è qualcuno che collabora in coppia, piuttosto che ci sono persone per bene, che non c'è nulla da preoccuparsi. E spesso facendo in questo modo, anzi addirittura mi è capitato di persone che hanno fatto venire il marito all'evento grosso, cosa che magari neanche pensavano che il marito desse di sì, ma per accompagnarla lo ha fatto e a fine evento, durante la cena, si è iscritto. Quindi questa è un'altra cosa bellissima, la possibilità di appunto cercare di non sgretolare subito la coppia, di non tagliare netto, perché ci sono tantissimi modi per coinvolgere e far cambiare idea a una persona, ok? Un'altra cosa che ti posso consigliare per quanto riguarda il partner, che credo comunque alla fine sia una, la persona, se non hai il partner, se ce l'hai è la persona che è diciamo più influente nella tua vita, è quella che frequenti di più, che vedi di più, col quale passi più tempo, col quale ti confidi magari anche di più, la cosa più importante è fare un patto dove comunque si parla a quattro occhi, si parla del fatto che comunque tu hai intrapreso questo progetto, hai comunque l'interesse reale di raggiungere un risultato e in tot tempo vuoi dare il massimo, il 100% di te stesso o di te stessa e con questo patto gli prometti che se nei prossimi 3 mesi, 6 mesi sarai un po' meno presente perché lo fai comunque per la coppia, per il futuro, per andare avanti, per cambiare casa, per cambiare auto, per pagare quella rata magari che non avete come debito e cerchi di fare un patto in modo tale da fargli capire che lo stai facendo ovviamente anche per il vostro bene e per il futuro. Questo riuscirà sicuramente a dare un senso a tutto, a migliorare anche il rapporto e farai capire che vorrai migliorare il tuo stile di vita, il futuro e quindi parlando di progetto la persona sicuramente potrà, se ti ama, se ti vuole bene, potrà sicuramente capire e cercare di non metterti i bastoni tra le ruote, cosa che invece a volte con queste accortezze che non si usano, quindi far conoscere il prodotto, far partecipare agli eventi o anche a delle cene, piuttosto che fare un patto, se non si fanno queste accortezze, a volte si rischia o di creare una, diciamo, una collisione con il partner oppure che uno dei due giustamente debba rinunciare. Quindi magari dopo il primo mese che non ha avuto risultati, perché non si possono avere risultati in un primo mese se non hai investito in 100.000 euro di progetto, anche perché se li avessi investiti ci andresti solo a rientrare. Quindi comunque in realtà non sarebbe un guadagno, quindi non puoi pensare di avere, di raggiungere risultati importanti in un mese, in 2 mesi, ma con focus, lavoro, dedizione, magari nei prossimi 3 mesi, 6 mesi, 8 mesi, 1 anno, sicuramente inizierai ad avere risultati importanti, 400, 500, 700, 1000, 1500 euro nell'arco magari già di un anno di attività. Ok? Quindi la prima cosa da fare è lavorare sul rifiuto del in questo modo. Buonasera intanto a chi si è collegato adesso, Antonella, Angela, Laura e Chiara. Ciao ragazze. Allora, altro rifiuto importante è il rifiuto della famiglia. Ecco, questa è un'altra arma distruttiva, un'altra arma per esempio che con la quale io ho avuto un grandissimo no, perché? Perché, come dicevo prima, ho iniziato giovanissimo, ho iniziato che già studiavo all'università, avevo già un progetto di vita delineato, la mia famiglia comunque mi vedeva che mi stavo impegnando in quello, da un certo punto in avanti ha visto che io mi impegnavo anche in altro e quindi insomma hanno iniziato a dire ma cavoli, cosa fa? Vuole cambiare vita? Vuole andare a fare solo questo? Cioè, certo, magari la tua famiglia per il tuo bene, per proteggerti, per non farti prendere magari pali in testa, cerca di tirare le redini, no? Quindi cosa è successo? Che all'inizio mi diceva ma non andare a quella presentazione, ma la macchina forse è meglio che non la prendi, piuttosto che ma forse è meglio che studi, ma forse è meglio che ti trovi un lavoro serio, eccetera, eccetera. Fin quando
Fin quando, cosa è successo? Che io, per fortuna perché, dato che ho avuto veramente tantissimi rifiuti importanti, per quello faccio questa diretta, perché posso essere una testimonianza, rispetto a tanta gente che in questo settore magari ha avuto solo un rifiuto importante, io ne ho avuti tre. Io ho avuto il mio ex partner, la mia famiglia e il terzo che dopo andremo a vedere. Però un po' perché ero giovane, come abbiamo detto, un po' perché forse ho sempre la mia testa e per fortuna, un po' perché comunque ho iniziato l'attività con delle persone con le quali mi trovavo veramente bene, e questa è un'altra cosa importante, e quindi non avrei mai rinunciato a frequentare quelle persone, il mio sponsor, comunque tutta l'organizzazione che ci stava dietro, perché ci stavo bene anche solo al telefono, anche solo per mangiare una pizza, per organizzarmi qualcosa, per progettare insieme. Le vedevo comunque delle persone serie, le vedevo comunque delle persone che si impegnavano. Quindi non era una cosa buttata lì. A volte si inizia a fare network con gente che cioè non ha un'organizzazione, non fa eventi, non fa niente, quindi chiaramente poi dici, vabbè, alla fine c'ha ragione la mia famiglia, no? In realtà quando poi vedi delle persone che già da anni guadagnano, già da anni hanno una situazione economica diversa, hanno risolto dei problemi, piuttosto che hanno creato una nuova, diciamo, una nuova prospettiva, un nuovo stile di vita, allora è diverso. È diverso, e quindi è più difficile. Difficile rinunciare, ok? Quindi certo non è stato facile, perché comunque quando non hai l'appoggio completo della famiglia, che magari non ti dice chissà cosa, ma storge un po' il naso, piuttosto che ti dice guarda che è meglio che ti impegni solo da quel lato, a volte è più difficile. Per fortuna non ho, diciamo, ho continuato il mio percorso, ho continuato il mio percorso di studi, ho continuato a lavorare, ho continuato a fare network, quindi c'è stato un periodo intenso della mia vita, me lo ricordo. 2011, dove io nel 2011, i miei primi 6 mesi, ho tirato fuori la mia qualifica importante, la mia prima qualifica importante nel network, che era una qualifica di praticamente uno stipendio uguale a uno stipendio tradizionale, e nell'arco dell'anno ho chiuso una qualifica ancora più importante dove andavo a raddoppiare il guadagno, e nello stesso mese, ottobre 2011, mi sono laureata. Quindi è stato un anno importante perché ho messo tanto, tanta energia, tanto sforzo mentale, tanta self-control, ho fatto scelte importanti, sono stata davanti a dei bivi importanti. Però questo mi ha dato la forza, mi ha dato la voglia di continuare perché mi sentivo nella strada giusta, ok? E per fortuna è stato così perché appunto i risultati sono arrivati. Quando fai qualcosa con veramente con la voglia di fare, con determinazione, anche l'universo, sembra una frase fatta, ma non è così, e mi è successo così tante volte che ci credo tantissimo. Anche se dovrei crederci ancora di più, perché a volte diamo le cose per scontate, ma anche l'universo ti aiuta a raggiungere qualcosa, perché sente le tue vibrazioni, sente la tua energia, sente il tuo focus, e quindi ti porta a una serie di situazioni, di conoscenze, di persone che ti portano poi ad arrivare lì. Quindi il network sicuramente fa tantissimo anche quello che pensi. Quello che pensi tutto il giorno ti porta poi a creare magari delle abitudini, anche solo delle abitudini, non lo so, personali, piuttosto che come porti, piuttosto che come il tuo tono di voce, che poi si trasformano in azioni, e le azioni si trasformano continuamente, perseverando, in risultato. E quindi una cosa importante è crederci, crederci tantissimo, anche se all'inizio non c'è nessuno che crede in te. C'è una frase bellissima che ho letto, che dice: un campione è una persona che ha creduto in se stessa quando nessuno credeva in lui. Ed è proprio così. Un campione potrebbe essere un campione di corsa ad ostacoli, un campione di nuoto, un campione in una squadra di calcio, no? Immaginate quante persone da zero hanno iniziato un percorso sportivo, formativo, di successo, piuttosto che di altro, e hanno creduto in quella, in
in quel risultato prima di vederlo, prima che si realizzasse. Ci hanno lavorato tanto, anche solo per dire un dottore, un avvocato, quanto ha dovuto crederci anche quando è stato bocciato magari 2, 3, 4, 5 volte per lo stesso esame. E quindi questo è importante lavorare per un progetto, crederci, decidere qual è il tuo progetto. E lavorare per quello, perché se sei in un'azienda giusta, se sei in un'azienda che ha un buon prodotto, se sei in un'azienda che ti paga il giusto o ti paga molto, ciao Jessica, benvenuta, sei nel posto giusto, sei nel posto giusto, non hai niente di meno rispetto che gli altri. E vi dirò di più, nel mio sesto mese di attività sono andata al mio primo corso di formazione. Io ho iniziato a fare la formazione con Gianluca Spadoni, non so se lo conoscete, ma sicuramente sì, perché per chi fa network marketing è uno dei formatori che sostiene tantissimo questo percorso. Andando a un evento, interfacciandomi con le premiazioni di altre persone che erano state più brave di me quel mese a chiudere un livello, io non conoscevo nessuno, mi è venuta una voglia di rivalsa, una voglia di carica che anche se i miei genitori non volevano che io quel weekend fossi andata via, in realtà quel weekend mi è servito tantissimo per migliorarmi. Quindi, anche se all'inizio non avrai la tua famiglia, il tuo sostegno, in realtà, la tua famiglia sono le persone che ti vogliono più bene e quando hanno visto che io iniziavo a raggiungere dei risultati, iniziavo ad avere i miei primi guadagni, non mi hanno più messo i bastoni tra le ruote e questo è stato ancora più importante perché quando tu vuoi qualcosa e veramente fai di tutto per arrivarci, per ottenerlo e vedi dei piccoli risultati, chi ti vuole bene? Comunque cerca di sostenerti in ogni caso, perché comunque ti vuole bene, quindi non può assolutamente metterti i bastoni tra le ruote, perché altrimenti non sarebbe la tua famiglia, non sarebbe una persona che ti vuole bene, sarebbe magari qualcun altro, ma non loro, ok? Quindi cosa puoi fare per la tua famiglia? Puoi sicuramente ascoltare i loro consigli, ma se loro all'inizio rifiutano il no, non devi assolutamente pensare di lavorare con la tua famiglia, anzi, io in questo momento, adesso che i miei fratelli sono cresciuti, abbiamo iniziato a collaborare insieme, abbiamo dei progetti, ma all'inizio io ho fatto tutto da sola, non ho assolutamente contato sulla mia famiglia, sui miei fratelli, sui miei cugini, sui parenti, assolutamente no. Quello che ho fatto è stato quello di fargli conoscere i prodotti e da lì dopo andremo a vedere le 5 cose più importanti da fare dopo aver ricevuto no. Allora, andiamo a vedere un altro rifiuto difficile da attraversare, da diciamo cercare di andare oltre, è il rifiuto degli amici. Allora, mi ricordo come se fosse ieri, io mi sono iscritta ad ottobre 2010. Il mio primo mese di attività ho iniziato a proporre l'attività alle mie vecchie, la mia vecchia compagnia, quindi oltre che al mio ex partner, a tutte le mie amiche, alla mia vecchia compagnia dove c'erano anche altri ragazzi, eccetera. E mi ricordo come se fosse ieri che ho organizzato la mia festa al Laser Game, e ho fatto venire anche il mio sponsor. Ho visto che si è collegato adesso, vediamo se è ancora in live. Buonasera Patrizia, benvenuta. Al Laser Game, io dopo la bellissimo, non so se avete mai fatto Laser Game, è fighissimo, andateci perché spari, ci sono tipo delle squadre, puoi fare due o tre squadre e al buio ti spari col laser e vince la squadra che ovviamente totalizza meno punti. Mi ricordo che dopo questa, diciamo dopo il mio compleanno, abbiamo bevuto una cosa tutti insieme lì in quel locale e ho cercato attraverso il mio sponsor di coinvolgere magari le mie amicizie. Le mie amicizie mi hanno tirato tutti pacco, nel senso che hanno ascoltato un po' il progetto, ma né io né comunque il mio sponsor siamo riusciti a coinvolgerli perché avevano sicuramente dei pregiudizi, perché comunque parliamo del 2010, fine 2010, novembre, e era il mio primo mese, quindi non avevo ancora raggiunto guadagni, non guadagnavo ancora, e sicuramente loro mi vedevano come una persona che faceva già un altro lavoro, era posizionata all'università per fare altro e quindi non pensavano che io potessi mai raggiungere dei risultati in questo settore. Quindi che cosa è successo? È successo per gli amici, qual è la regola? Io la chiamo la regola dei 6 mesi, cioè la regola
del fatto che in realtà i tuoi amici magari dopo 6 mesi si possano ricredere. Ed è stato così. Non dico per tutti, perché chiaramente poi, come sempre, non è che tutti possono fare il tuo stesso lavoro, appoggiare le tue stesse scelte o fare tutti network marketing. Ci sarà chi farà network marketing, ci sarà chi si apre un locale, chi si apre un bar, chi fa la parrucchiera, non importa. Ci sarà anche chi, oltre la sua prima attività, fa network, oppure chi come me ha iniziato per una strada e poi ha preso solo come strada il network. Ma il network è veramente un'attività che possono fare tutti. E la regola dei 6 mesi per gli amici qual è? Quella di non abbattersi al rifiuto degli amici, perché spesso gli amici, con tutta quella confidenza che hai con loro, all'inizio gli devi far vedere dei risultati. E quindi questo è un po' il motivo anche per il quale io ho lavorato tanto, perché comunque mi ha dato parecchio fastidio all'inizio. Sono sicura che qualcuno che è in live, se mi confermate, c'è qualcuno che ha odiato tantissimo, qualche amicizia che gli ha detto di no, penso sicuramente, perché comunque alla fine tu parli con le persone con le quali vuoi bene, vuoi presentargli questa attività, questo progetto, ma non ce la fai, perché loro hanno dei pregiudizi, no? Addirittura mi ricordo ancora un amico col quale sono andata con il mio sponsor a casa sua, sempre in quel periodo. Puntavo tantissimo su questo mio amico perché aveva un sacco di agganci, di conoscenze, e mi ha dato un no incredibile. Tra l'altro mi aveva fatto venire pure a casa sua, quindi voglio dire, mi fai venire fino lì e poi mi dici di no, affan bagno. Però vabbè, succede anche questo. In ogni caso, con questo cosa voglio dirti? Che se metterai tutto te stesso in questo progetto, nei prossimi 6 mesi riuscirai a raggiungere, a ottenere un risultato, grande o piccolo che sia, non importa. L'importante è che tu abbia fatto il massimo per raggiungere qualcosa, anche perché i tuoi amici magari dopo 6 mesi si potranno iscrivere. Cioè, non è che c'è un tempo, si possono iscrivere anche dopo un anno, però a me è successo che già dopo i primi 6 mesi ho iniziato ad avere i primi, diciamo, le prime richieste. Questa è una cosa bella. E allora adesso ti starei chiedendo: ma se il tuo partner, il tuo ex partner ti ha detto di no, la tua famiglia ti ha detto di no, i tuoi tutti gli amici, la tua compagnia ti ha detto di no, come cacchio hai fatto? Come cavolo ho fatto? Allora, intanto voglio dirti una cosa: che tutti questi no sono state risposte emotive, temporanee, cioè risposte di una persona che in quel momento emotivamente non era pronta o non ne aveva voglia o era in una situazione particolare, ed era un momento. Cioè, oggi posso scegliere, decidere una cosa, domani posso cambiare idea. Come dicevamo prima, solo gli stupidi non cambiano idea. Quindi, i no, segnatelo, scrivitelo sul tuo specchio di casa, piuttosto che davanti al tuo armadio, dove sei. I no sono risposte emotive temporanee, quindi non ti devi preoccupare dei no. Ciao Maria Teresa, benvenuta. Ciao Gio. Sono momenti dove la persona magari in te non crede, piuttosto che ti vede posizionata in un altro modo, piuttosto che vede che hai appena iniziato e non hai risultato, e quindi pensa che per te non andrà bene neanche per lei o per lui di conseguenza. Ci sono anche momenti emotivi diversi, come magari una persona che in quel momento per te sembra la persona più tranquilla del mondo, magari in realtà è in crisi esistenziale, è in depressione, è triste. Cioè, a volte noi non possiamo pensare, se siamo seduti vicino a una persona, che cosa quella persona possa realmente pensare di noi, di te, della situazione, quindi non possiamo sapere. Ci sono persone che hanno appena chiuso un rapporto, magari si sono separate, si sono lasciate, hanno chiuso una storia da anni. C'è gente che magari sta facendo un trasloco, quindi non sai la sua situazione al di fuori dell'amicizia, piuttosto che qualcuno che ha una gravidanza o ha perso una gravidanza e non te lo dice, un lutto. Un momento no, può essere anche un momento dove una persona è piena lavorativamente, magari una persona super super top, però è così stressata dal suo lavoro che non avrebbe la mente lucida per fare comunque quello che dovrebbe fare nel network. Quindi i no sono risposte emotive temporanee, lo sono anche nel settore commerciale. Cioè, se domani arriva qualcuno e ti vende questo,
magari in quel momento tu non vuoi acquistare, ma il giorno dopo sei felice e lo acquisti. Quindi il no è sempre una risposta emotiva, quindi non ti devi preoccupare se ricevi dei no, e devi prenderla con filosofia, devi stare tranquillo, non devi mollare la tua attività, i tuoi sogni, il tuo progetto, i tuoi obiettivi per la decisione di un no di qualcuno. Questo è importante. Per fortuna ci sono anche delle mosse da fare per comunque rimediare dei nuovi sì anche dai no. Quindi adesso ti spiego come dai no, che cosa fai per comunque non perdere magari del lavoro, ok? Allora, andiamo a vedere. Il primo modo per trasformare un no in un sì è comunque trasformare il no in un cliente soddisfatto. Cioè, che cosa puoi fare? Immaginati le persone della tua famiglia, piuttosto che, appunto, abbiamo detto prima, il partner, ma anche i tuoi amici. Ah, perfetto, e no? Non ti piace, non lo vuoi fare come sistema, come attività, non ci vuoi guadagnare? Benissimo, non importa. Se vuoi, allora ti do l'opportunità di scegliere dei prodotti, di avere uno sconto ulteriore, dato che siamo amici, dato che sei comunque parte della famiglia, eccetera. In questo modo fai comunque conoscere la tua azienda, il tuo servizio, il tuo prodotto della tua società alla persona che è comunque un tuo contatto, e quella persona inizierà magari pian piano a conoscere, ad appassionarsi, a utilizzare quella cosa che appena finita ti chiederà, ti chiamerà o magari tu chiamerai per fidelizzare anche solo per il prodotto. Questo è un ottimo modo per creare un cliente soddisfatto e un cliente, un cliente fidelizzato, ecco, non mi veniva la parola. Perché? Perché un cliente fidelizzato è una persona che è fedele a te, a quell'azienda, a quel brand, e dal momento che tu magari lo instradi, ci sono diversi modi per farlo, magari ne parleremo più avanti, nella formazione di quel prodotto, nel come si usa, eccetera, lo fai appassionare, allora quella persona inizierà e continuerà ad acquistare quel prodotto. Perché dico questo? Perché un cliente soddisfatto nel tempo può diventare un collaboratore, ok? Una persona, un collaboratore che, o magari un consulente che acquista per sé, magari attraverso il passaparola, possa poi fare anche magari nuove vendite piuttosto che carriere, eccetera. Questa è una cosa importantissima da ovviamente sottolineare. Seconda mossa da fare è dal tuo cliente soddisfatto fare in modo di trovare nuovi clienti. Cioè, magari tua zia ha acquistato dei prodotti, io per esempio una cosa che ho fatto, attraverso mia zia sono arrivata a nuovi clienti, cioè le ho chiesto la possibilità di conoscere nuove persone attraverso mia zia per esempio fa tante cene, piuttosto che abbiamo fatto anche degli eventi in casa, piuttosto che una serie di cose a teatro dove incontri persone, eccetera. Ho avuto la possibilità, l'occasione di crearmi nuovi contatti attraverso il suo no, perché lei non farà mai l'attività, acquista solo da me ancora oggi, ma è una persona che mi ha dato modo di trovare nuove persone. In questo modo cosa puoi fare? Ti ritroverai, come è successo a me, una miriade di contatti extra attraverso presentazioni prodotti, piuttosto che cene, piuttosto che merende, party, eventi, feste, compleanni, eccetera. E ogni volta, ogni sera, tornerai a casa con almeno 5-10 numeri di telefono nuovi. In questo modo ho creato la mia nuova lista clienti, e questo mi ha dato la possibilità di intanto crearmi nuovi clienti e da lì fare la stessa cosa, da un cliente soddisfatto trovare altri clienti attraverso la stessa identica cosa. Quindi spesso si pensa sempre solo a sponsorizzare, ma non si capisce che questo metodo possa comunque portarti all'inizio un risultato iniziale, anche perché chi fa network lavora per una società spesso di prodotti, il prodotto si può comunque rivendere, c'è un guadagno, una percentuale per ogni azienda è diverso, e quindi la liquidità la puoi anche prendere rivendendo il prodotto offline o online, ok? Terzo modo
Terzo modo, ciao Dani, benvenuta, ciao Anna, piacere, non so se ci conosciamo, ciao Gianluca. Terzo modo, chiedi ai tuoi amici delle referenze, cioè magari loro non, sì, hanno acquistato il prodotto, però sono persone che hanno tra i loro contatti gente che in quel momento ha bisogno di guadagnare, di un extra, di un risparmio, eccetera. In questo modo, attraverso una serie di conoscenze potenziali interessate, puoi andare a sfruttare il no del tuo amico, piuttosto che del tuo partner, piuttosto che del tuo papà, e farti arrivare a creare dei colloqui, delle presentazioni di attività semplicemente per il business. Quindi o generi il cliente o generi comunque un'attività. In ogni modo potrai sicuramente crescere anche in questo modo e ampliare sempre di più la tua lista. Quarto punto, quindi quarto punto, diventa attraente sul tuo profilo. Perché? Perché noi ormai, se dobbiamo andare a vedere un ristorante, andiamo a vedere su, che ne so, su TripAdvisor le ultime recensioni, oppure il sito di come sono le pietanze o il menù. Ecco, allora, se ci fosse mai qualcuno che volesse iniziare l'attività con, per dire, Astra Ferrero piuttosto che Pinco Pallo, la prima cosa che fa è va a vedere se ha una pagina, se ha un profilo attraente, se ha un canale YouTube, piuttosto che se è su Instagram. E ormai per chi fa network la propria vetrina è il proprio profilo, ok? Quindi un profilo dove si parla di business, dove si parla di lavoro, ogni tanto di prodotto, piuttosto che del proprio stile di vita, e creare un profilo professionale o un profilo attrattivo può far sì che nuove persone ovviamente si attirino a te, ok? E questo ti può dare sicuramente, a me è successo parecchie volte, un incremento anche qui della tua attività. Quinto punto, ciao Simo, benvenuta, ciao Simona e ciao anche Marisa. Quinto punto, non ti abbattere, cioè oltre il partner, la famiglia e gli amici che ti diranno di no o che ti potrebbero dire di no, devi stare tranquilla. Abbiamo detto che comunque la prima cosa che devi fare, devi sapere, è che ci saranno persone che ti diranno di no, devi metterlo nella tua testa, devi avere la mentalità giusta e pronta e preparata e devi fare la stessa cosa da sponsor, devi preparare, allenare qualcuno, le persone, non qualcuno, tutte le persone all'interno del tuo team a essere pronte psicologicamente ad accettare il no. Quindi non ti abbattere perché non esistono solo il tuo partner, la tua famiglia e gli amici. Io parlo sempre in abbondanza, parlo sempre alle persone diciamo della mia attività, alle persone all'interno del team, della mia organizzazione, parlo sempre in abbondanza. Siamo in 7 miliardi, quindi ci sarà qualcuno a cui tu piaci, ci sarà qualcuno a cui con cui vuole collaborare con te, quindi non ti preoccupare anche nei momenti no, anzi sono giusti i momenti no, sono giusti prendere i no, perché se andasse tutto bene tu non avresti il giorno che ti succede qualcosa di grave, di brutto, di triste, di negativo per la tua attività di network marketing, non avresti la forza di reagire, perché ti è andato sempre tutto bene, ti è arrivato un no e vuoi mollare per un solo no. Quindi è importante comunque non abbattersi, anzi prendersi più no all'inizio in modo tale da crearsi una corazza, no? In modo da crearsi anche veramente quanto ci tieni, quanto vuoi lavorare, che obiettivo vuoi ottenere in questa attività. Domandatelo quanto ci tieni, cosa vuoi realizzare con questa attività, perché deve essere una cosa importante, altrimenti domani non la fai più, ok? Questa è una cosa fondamentale. Potremmo stare un'ora e mezza a parlare solo di questo argomento, di quanto veramente ci tieni. Se per un no di una persona sei disposto a cambiare tutto il tuo progetto di vita e tutto questo, diciamo, questa attività, o a rinunciarci per il no di qualcun altro, perché se così sei nel posto sbagliato, cioè vai a fare qualcos'altro, trovati un altro lavoro, perché questa non è un'attività per bimbetti, è un'attività tosta, è un'attività dove sei imprenditore. Certo, non avrai investito in 100.000 euro, ma magari devi investire in 100.000 no, o in 100.000 colloqui, o in 100.000 eventi, o in 100.000 presentazioni, però in qualcosa devi investire, ok?
Perfetto, abbiamo parlato in generale di tutto quello che poteva essere come reagire a un no e soprattutto cosa fare dopo un no. Ci sono sicuramente tantissime altre cose da dire e magari le ho anche dimenticate. In ogni caso ti lascio qua sotto il mio nuovo articolo che parla proprio dei no nel mio blog, così potrai andare a riguardarti anche scritto le cose che ho magari detto in questa diretta. E ti auguro, diciamo, comunque di non abbatterti mai, soprattutto in qualsiasi progetto tu faccia, che tu sia nel network ma anche che sia in un'altra attività. L'importante è andare avanti, l'importante è fare quello che ti piace e lavorare per un progetto, con le persone che vuoi bene. Se sei in un momento dove non sei felice, cerca di capire cosa ti può fare felice. Cerca di capire quali sono le cose che magari ti rendono triste, a volte sono solo i nostri pensieri, e ti lascio con questa frase: il successo è saper passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo, ok? Quindi è saper passare da un no a un altro, quindi da un fallimento all'altro, senza perdere l'entusiasmo. Quando inizierai a non perdere l'entusiasmo, anche le vicissitudini che succedono, i momenti no, le persone che ti dicono di no, piuttosto che qualsiasi cosa ti accada nella vita, allora lì vorrà dire che il tuo successo è iniziato o è arrivato, ok? Io ti saluto, vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me. Se ti è piaciuta la diretta, condividila in modo tale da farla vedere a più persone, in privato, condividila nei gruppi, condividila sul tuo profilo. Il network è un sistema che funziona, che fattura 193 miliardi dati del gennaio 2019, è l'industria al momento più forte sul mercato a livello di sviluppo esponenziale ed è sicuramente un'opportunità per tutte le persone che vogliono raggiungere qualcosa in più dalla loro vita o vogliono crearsi un piano B, come dico sempre io. Grazie a tutti, un bacio dal mio bellissimo rossetto no transfer. Se vuoi avere informazioni scrivimi, così parliamo anche di prodotto. Ci sentiamo sicuramente in un prossimo video dove parleremo di qualche altro argomento interessante rispetto al settore del network marketing. Un abbraccio, un saluto e buona serata.